È arrivato il Geotech, il mini trasporter Geotech 330E. Lo ha acquistato un mio caro amico, un vicino di casa, e insomma gli ho chiesto se potevo provarlo prima, consegnarglielo. Con sua somma gioia mi ha detto di sì. E quindi adesso dai, lo proviamo insieme, lo montiamo, vediamo le fasi di montaggio. Prima accensione, la sua portata, siamo intorno ai 300 kg e faremo la discesa così. Vi dico la verità, è una discesa impegnativa. Vediamo un po' come va. È una motocarriola a cingoli motorizzata con motore a scoppio benzina. E sono curioso perché, se poi mi piace, ovviamente ne dovrò ordinare una per me perché ne ho bisogno. Dai, ci vediamo dopo la sigla. Questo è ciò che troverete all'interno del pallet della scatola. Una decina di minuti per togliere tutti i fermi. A grandi linee è un cingolato cingoli in gomma, motore Longin da 196-200 cc, 6 cavalli e mezzo. Questo motore già lo conosco perché ce l'ho sul mio biotrituratore, vi dico che è un gran motore. È tutto di origine cinese, ma adesso lo vediamo nel dettaglio. Allora, prima di montarlo, vediamo un po' qualche particolare tecnico, perché così, visto che è spoglio, riusciamo a vederlo meglio. Allora, come vi accennavo, 196 cc di motore Longin, tutta la realizzazione è made in China. Geotech è un marchio proprietario di AgriEuro. Sono cliente AgriEuro, ho collaborato in passato con AgriEuro, è un'azienda leader nel settore e ha sempre tutti i ricambi. Quando voi fate un acquisto, vi arriverà per email poi il link con lo spaccato con tutti i ricambi disponibili, quindi da quel punto di vista l'assistenza c'è, ve la posso assicurare. E questo non è un video sponsorizzato, come vi dicevo, AgriEuro neanche lo sa che ce l'ho, perché è di un mio amico questo, però ve lo posso dire perché sono un po' di anni che ci collaboro e inoltre ho acquistato molta roba da loro. 6 cavalli e mezzo, avviamento a strappo, arriva senza olio, quindi l'olio bisogna metterlo. Viene fornito anche l'olio motore, adesso non ve lo faccio vedere, ma vedremo dopo la fase di riempimento. Motore benzina, 4 tempi, un cilindro. I cingoli hanno il battistrada molto ben sagomato per riuscire ad andare ovunque e superare anche brevi gradini. Infatti, dopo scenderemo da qui, vediamo cosa succede, se no lo spacco subito. Scatola del cambio, protetta dagli urti da una lamiera. Un lamierino di circa 2 mm. Il cambio è un 3 marce avanti, una retromarcia, tutto meccanico, e arriva già con l'olio all'interno e già a livello. Il selettore delle marce è qui davanti all'operatore, quindi abbiamo la prima, la seconda, la terza, il neutro e la retromarcia. La cosa interessante di questa motocarriola è che quando si lascia la leva rossa, in qualunque posizione lei si trovi, si ferma, si arresta, quindi anche in discesa c'è l'arresto automatico e questo è molto importante. Allora, portata massima a 300 kg, vediamo adesso la fase di montaggio, dopodiché vediamo le sponde, queste si possono aprire ovviamente di qualche centimetro per dare un maggior volume di carico, pur rimanendo nei 300 kg. E deve essere molto interessante come macchina. Ho visto un po' di video e adesso vedremo insieme un po' come si comporta. Bene, allora, per il montaggio bisogna avvalersi della guida in italiano e ci sono segnati ovviamente tutti i passaggi. Bisogna innanzitutto sollevare le stegole, appoggiarle lì, perché ora dobbiamo fissare il piano di lavoro è molto pesante. All'interno, sotto, c'è un perno da inserire con due coppiglie, eccole qua. Quindi il ribaltamento è manuale, si mette in posizione. Ecco, questa vedete è la situazione una volta montata, lei non esce più. Ok, dai, faccio vedere il resto. Il secondo passaggio è quello di montare le stegole. Abbiamo due bulloni qui a brugola, brugola da 8. Le chiavi non sono fornite in dotazione, quindi dovete averle voi in casa. Non occorre il dado perché la parte su cui va fissato è già filettato, quindi ce ne vanno due qui e una va qui. Qua invece ci va il classico bullone con testa da 13 e un M8. Ora, la sequenza, per chi non lo sapesse ovviamente, delle rondelle è la seguente. Ci va prima la rondella spaccata, vedete che è fatta diversamente dalle altre, e poi ci va la rondella, quella classica. Con questo sistema il bullone non si svitera più da solo con le vibrazioni, perché comunque questo è soggetto a vibrazioni ed è un buon sistema per fermarlo in modo definitivo. Ovviamente, dal momento che tra la staffa fissa e la stegola vi è un distanziale di gomma, bisogna prima mettere in posizione il tutto, altrimenti non va. Anche la gomma fa spessore dove non deve. Io adesso li accosto soltanto, lascio un po' di gioco perché poi dovrò regolare anche dall'altra parte. Vi faccio solo vedere questo, dopodiché finisco da solo. Benissimo. Termino e vediamo lo step successivo.
Il terzo passaggio prevede il montaggio della paratia posteriore, semplicemente bullone con testa da 13, rondella, dall'altra parte mettiamo rondella e questa volta ci andrà il dado autobloccante, eccolo qui, vedete, sia due di qua e due di là. Evito di farvi vedere il montaggio perché tanto è una sciocchezza. Dopo invece montiamo la leva relativa al ribaltamento. Sulla parte destra invece va montata la leva sempre negli stessi supporti, sempre con gli stessi bulloni. La leva per lo sbloccaggio, vedete tramite questa, del ribaltamento del cassone. Il sistema non cambia ovviamente. Il sistema è molto semplice. Si sgancia e si può alzare il cassone. Bene, bene. Il passaggio successivo, ormai siamo addirittura d'arrivo, è quello di montare le paratie laterali. Ora, le paratie laterali sono fatte così. Vedete, hanno questi due longheroni perché permettono poi di uscire fuori dalla sagoma e quindi di allargare la capacità di carico, di aumentarla, insomma. Però, per infilare questo, bisogna svitare sotto delle gallette. Abbiamo due gallette, due viti a leva. Una è qui e l'altra lì. Una volta che l'abbiamo svitata e possiamo inserire la paratia, poi le riavvitiamo per fermarla. Ovviamente quando dovremo regolare la profondità basterà svitarle, regolare la profondità voluta e riavvitarle. È molto semplice, vi faccio vedere poi il lavoro finito. L'ultimo passaggio poi dovremmo aver finito il montaggio del pistone, bullone, rondella, rondella e dado autobloccante. Questo è un bullone a brugola. Ok, serro il tutto e poi proviamo l'apertura. Ok, finito di montare anche l'ammortizzatore, ecco come funziona, vedete? Una volta aperto va su da solo. Molto bene! Beh, cominciamo a vedere la preparazione del motore, ci sono alcune cose ancora da dire. Vediamo un po' il filtro dell'aria, vediamo un po' l'inserimento dei vari liquidi e lo mettiamo in moto perché sono più curioso di voi io. Prima di metterlo in moto volevo analizzare con voi brevemente il motore. Targhetta che ci ricorda che siamo senza olio. Lo lascio qui perché posso dimenticarmene anch'io. Guardiamo un attimino insieme il filtro dell'aria. Filtro dell'aria in spugna, si smonta, si pulisce, si soffia. Una volta rimontata la paratia, ecco con questa galletta, vedete, è molto molto semplice. Vediamo da vicino i comandi di avviamento. Abbiamo la chiusura della farfalla per il primo avviamento, si mette in moto così, una volta messa in moto si riporta in posizione, e abbiamo l'apertura del flusso di benzina, così è on e così è chiuso, quindi lo lasciamo su aperto. È un motore con valvole in testa, lì abbiamo la candela in posizione molto comoda. Ovviamente la tocchiamo quando il motore è freddo, perché anche se c'è la griglia, quindi scalda, questa c'è la marmitta, ci facciamo male. In dotazione vi sono le chiavi per smontare la candela. Non la vediamo perché tanto è nuovo, quindi non tocchiamo niente. È un motore molto semplice, è un motore collaudato. Come dicevo, ce l'ho io da un po' di anni, ce l'ho da 4-5 anni, della famiglia Longin. Per il rabocco dell'olio motore si usa questa astina qui. Questo fa da tappo, da rabocco e da astina dell'olio. Prendiamo l'olio suo originale e vediamo quello che ci va. Qualcuno di voi mi aveva chiesto in passato dov'era il tappo di scolo dell'olio quando dobbiamo fare il cambio dell'olio. Eccolo qua, questo dadino da 10 se non erro. Si svita, c'è già il foro, vedete, per far defluire l'olio vecchio. Una volta che abbiamo finito si richiude e si rimette da qui. Non sono riuscito a trovare online e neanche sulle istruzioni quanto olio ci va. Allora, semplicemente andiamo per step. L'olio in dotazione è un 1540. Adesso vi faccio vedere la confezione. Sono due contenitori da 600 ml l'uno e un olio per motori 4 tempi. Faccio vedere, eccolo qui. Bene, siamo a livello. Siamo pieni addirittura. Addirittura un pelino troppo, eh. Quindi adesso lo mettiamo in moto, lo facciamo girare un attimino, dopodiché facciamo raffreddare e rifacciamo il livello. Ci sono andati circa 500 ml perché ne ho ancora dentro, eh. Questo da 600, così almeno vi regolate anche voi. Prima di metterlo in moto vediamo solo i comandi principali. Abbiamo il pulsante on off, ovviamente per metterlo in moto mettiamo su on. Abbiamo l'acceleratore manuale e da questa parte abbiamo la leva per l'avanzamento. Ora, quando io premo la leva, lui va avanti con la velocità che io ho impostato dall'acceleratore. Quando mi devo fermare in qualunque condizione, pieno, vuoto, in pendenza o in piano, lascio la leva
e la macchina si ferma, però rimanendo col motore acceso. Quindi il motore rimane sempre acceso finché non lo spengo io da qui. La cosa bella di questa macchina qui, ma ovviamente avendo i cinguli è una scelta obbligata, è la possibilità di frenare con entrambe le leve o di sterzare. Se voglio sterzare a destra, tiro la leva di destra. Se voglio sterzare a sinistra, ovviamente tiro la leva di sinistra. Questo mi permette di frenare il cingolo relativo alla leva e quindi, a mo' di carro armato, a mo' di trattore, ovviamente gira di più il cingolo opposto e il mezzo gira. Lo mettiamo in moto e dal momento che mi sembrava molto come sbalzo quello, perché è un doppio bancale, ne ho messo un altro sperando che regga, perché quella macchina lì pesa circa 200 kg, spero di non far danni. Quindi piano piano scendiamo, magari ce la fa anche da fare due gradini così, ma non lo so, non conosco la macchina e quindi andiamo per step. Ora ho bloccato con un po' di benzina, chiudiamo l'aria per la prima accensione, il rubinetto della benzina è aperto, il pulsante di accensione è su on, gli diamo un po' di gas e proviamo a metterlo in moto. Allora, a telecamere spente, ho fatto un po' di test di trasporto perché è la prima volta che lo uso, non volevo fare brutta figura, insomma. Io devo fare una discesa che è molto, ma molto ripida. E sul terreno è molto ripida. Quindi avevo qualche dubbio che potesse funzionare a pieno carico, infatti. 20 sacchi, 300 kg, non va bene. Il peso è troppo sbilanciato in avanti, il cassone tende a ribaltarsi, ho perso parte del carico. Poi sono passato a 16 sacchi e ancora ho avuto problemi, molto meno di prima, ma ho avuto problemi. Ho notato alcune migliorie che si possono fare, che io farò se lo compro e poi le dirò. Ora sono con 11 sacchi, 165 kg. Ora risalgo la salita, che sono, in questo momento sono al fondo della discesa. Mi giro e torno giù e vediamo se va questa volta. L'importante è imbragarlo bene davanti, vedete che giro che ho fatto di fili, perché il carico si sbilancia in avanti ovviamente, io sono ben oltre i 25 gradi qua, quindi la sto usando fuori specifiche come faccio di solito con tutto ciò che mi arriva in testa e non va bene se la utilizzo a pieno carico, quindi adesso ho 11 sacchi, vediamo quello che succede. Ok, nel frattempo vi faccio vedere la fase di salita, arriverò lassù dove c'è il gatto e mi giro e torno giù. Speriamo bene, incrociamo le dita. Bene, a questo punto vi faccio rivedere la salita e mi fermo a metà salita. Vi faccio vedere come funziona il freno di stazionamento automatico.
sono in salita, mi sono fermato, ho semplicemente lasciato la leva rossa, entrano in funzione i freni di stazionamento automatici e lei non si muove, non c'è verso. Dopo vi dico un po' quello che mi è successo e soprattutto rimetto la bandana, che mi avete visto la mia bella chioma. Allora, tiriamo un po' le somme su questa Geoporter 330e di Geotech. Costa 1.300 euro circa e promette di portare circa 300 kg. Ora, in piano io non ho assolutamente dubbi che possa farcela, anche con una leggera pendenza, una leggera salita. Il produttore indica un 25%, non è tantissimo, ma comincia a essere interessante. Il motore ne ha d'avanzo, 6 cavalli e mezzo, io ho visto, l'ho utilizzata sempre quasi al minimo. In salita sono arrivato a metà manetta con circa 160 kg di peso, di carico, non aveva assolutamente problemi. Cosa migliorerei io se lo dovessi comprare? Allora, innanzitutto le sponde, così come sono, servono a poco, perché se io ci leggo un elastico qui e lì, questa mi serve a poco così. Quindi io metterei un perno e fisserei le sponde quantomeno. Poi un problema che ho rilevato è la prima, dopo aver fatto retromarcia, spesso non entra, quindi quando è così bisogna rimettere la retro, muovere un attimino di pochi centimetri, a quel punto la prima entra. La seconda e la terza non le ho proprio messe, perché già la prima al massimo dei giri ha già una buona velocità, quindi ho trovato superfluo utilizzare la seconda e la terza per il mio di utilizzo. Io ho tutto il terreno così. Quindi io quando sono in prima e metterei una pedana dietro, ma questo è il mio pensiero ad alta voce, quindi vi dico di non farlo perché non è a norma. Però quando si ha un carico importante davanti, ho visto anche 160-170 kg, se si sbilancia leggermente il carico e siamo in una discesa importante, il carico ovviamente tende ad andare avanti e dietro si solleva. Quando si solleva, mi è successo, non l'avete visto, non l'ho ripreso, era durante i test. Prima di arrivare alla prova che vi ho fatto vedere, ho fatto un po' di test. La motocariola si è sbilanciata, quindi ha appoggiato davanti, ho spento il motore per non danneggiarlo perché ero in forte pendenza. L'ho svuotata, l'ho rimessa in piedi, ero sempre in pendenza, a quel punto non andava più in moto. Probabilmente è intervenuta qualche sicurezza, non so cosa possa essere successo, oppure avevo poca benzina, non arrivava più perché non l'ho fatto il pieno. Fatto sta che a mano l'ho riaddrizzata, l'ho messa contro marcia, quindi in salita, a quel punto con mezzo giro di punicella è partita. Dicevo, se avessi avuto una pedana e fosse salito dietro, magari con i miei 80 kg, 85 kg, ecco, avrei bilanciato un po'. Quando poi ho riposizionato bene il carico, l'ho legato bene, la prova che avete visto, a quel punto non ho avuto più problemi. Il carico l'ho posizionato soprattutto dietro, davanti ero quasi scarico e lei è rimasta abbastanza bilanciata. È piccolina, non ci si può sperare di fare chissà quali carichi, però per un hobbista come lo sono io, come lo è il mio amico, tagliare la legna e portare il pellet e portare le olive, tra un po' è tempo di olive, questa è perfetta, eccezionale. Sicurezza, il freno di stazionamento è eccezionale, avete visto, ero carico, mi sono fermato a metà salita e lei si è fermata, in discesa uguale. La sicurezza passiva qual è? È che se questa si dovesse ribaltare, la si lascia andare, pazienza, non importa, noi stiamo in piedi e lei si ribalta, si svuota dal carico, si rimette in piedi e si riparte, non succede nulla, l'importante è che noi non ci facciamo male, almeno io la penso così. Bene, è tutto, mi è piaciuto molto. Per quello che devo fare io, penso che sarà il mio prossimo acquisto. L'ho trovata versatile, l'ho trovata comoda, le sponde si aprono, passiamo da 60, io sono arrivato a 95 cm, c'è tanto spazio di carico nonostante sia molto piccola. Ho apprezzato molto il ribaltamento manuale col pistoncino. Insomma, avete visto come va? È la prima motocariola che provo, mi è piaciuta, ho visto un po' i limiti e ve li ho mostrati, ve ne ho parlato. Quindi se siete le prime armi anche voi, come lo sono io su un utensile del genere, ecco, magari andateci piano col carico perché è facile ribaltarsi. È molto stabile, però i pesi poi fanno la differenza e la discesa e la salita pure. Bene, è tutto per questo video. Ringrazio il mio amico Luca che me l'ha prestata, gliela ridarò, penso, quanto prima. Gliela richiederò probabilmente in prestito quando sarà il momento di per portare su le cassette delle olive, quindi insomma probabilmente la utilizzerò ancora, spero, dai, se no la acquisto e mi tolgo questo dente. Grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici se vi fa piacere. Se avete altri consigli da darmi o altre motocariole da consigliarmi, li leggo volentieri i vostri commenti. Vi auguro una buona giornata.